Mazara del Vallo sì, effettivamente si conferma come città della pace. A Mazara è la città che in Europa ha più firmatari della dichiarazione di Bruxelles, il Pledge to Peace. Con queste organizzazioni abbiamo fatto degli incontri, delle riunioni in questi giorni proprio per programmare attività ed iniziative culturali e sociali legate al tema della pace da svolgersi nel prossimo triennio. Per quanto riguarda gli eventi imminenti a Mazara del Vallo, Gli eventi imminenti su quali stiamo lavorando sono una serie di incontri che verranno effettuati fine maggio, i primi di giugno, dove verranno fatti degli incontri pubblici, degli incontri con tutte le organizzazioni, dove si porteranno tutte le progettualità che si vogliono realizzare. non soltanto queste iniziative, ma anche iniziative importanti a livello medico, a livello anche di riabilitazione di alcune persone che hanno avuto problemi, mi riferisco ai detenuti, insomma una progettualità importante con il tema della pace sempre cardine. Sì, la Sicilia, diciamo, sta dimostrando di essere un ottimo laboratorio sulle tematiche della pace ed è da qui che infatti stanno nascendo questi bellissimi progetti che sono Medicina per la Pace, con l'Ordine dei Medici, con associazioni importanti, organismi internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ed è sempre qui, dalla Sicilia, che stanno nascendo i programmi di educazione alla pace per la riabilitazione dei carcerati. E in questa direzione, appunto, tutte queste progettualità sono le cose che vorremmo lanciare per il prossimo triennio, specialmente da Mazara del Vallo, coinvolgendo le associazioni, le organizzazioni e la cittadinanza.